City That Never Sleeps, New York è la città che non dorme mai, ricca di musei unici al mondo, di parchi sconfinati, di locali di ogni stile e gusto, senza contare che la sua indole creativa non teme rivali. È la città dove il passo è fondamentale, il newyorkese fa sempre la maratona, anche quando cammina. Super organizzato, ha il timer tarato sulla corsa a Central Park e sull'aperitivo al Roof Bar di Brooklyn e Williamsburg. Ombelico del mondo, grande mela, The Big Apple, come è stata via via soprannominata, New York è certamente una fra le città più importanti. È la città per eccellenza dove nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo. New York City è il luogo dove tecnologia, sostenibilità e commercio si incontrano ed è proprio sull'asfalto più famoso del mondo che si sono messi in mostra i bolidi impegnati nell'EPRI, l'innovativa formula elettrica. Un momento storico per il motorsport. La Formula E sbarca dove la Formula 1 non ha mai gareggiato. Le monoposto elettriche si sono date battaglia a Brooklyn, con la Statua delle Libertà sullo sfondo, lungo un tracciato cittadino con una lunghezza di quasi 2 km. E si snodava in 10 curve tra il Brooklyn Cruise Terminal e Pier 11, affacciato su Buttermilk Channel, Governors Island e Lower Manhattan. Il circuito alternava punti di alta velocità a zone di frenate improvvise e curve lente, dove la gestione dell'energia andava dosata con grande attenzione. Due le gare in programma, una di sabato con 43 giri da completare e una di domenica con 49 giri, che hanno impegnato il team Renault Idams in due differenti strategie di gara. Il leader del campionato, Sébastien Buemi, non ha partecipato al doppio round americano, lasciando il posto al terzo pilota della Red Bull in Formula 1, Pierre Gasly, che si è messo a disposizione del team pur non avendo avuto molto tempo per testare la vettura, ma ha dato battaglia nelle quattro sessioni di gara a disposizione ed è tutto ancora da giocare. New York però non ha premiato la scuderia Idams, che, messa subito da parte la delusione, punta ora dritta al prossimo appuntamento a Montreal in Canada, con un unico obiettivo, quello di mantenere e conquistare la leadership in campionato. La Formula elettrica, ormai abituata a scovare territori inediti per le sue corse, proprio qualche giorno fa ha annunciato la tappa di Roma e sarà la settima prova del campionato 2018-2019 in programma il 14 aprile. L'indirizzo è chiaro, il futuro è elettrico.